L'insediamento è previsto nei prossimi giorni, il decreto è operativo, la composizione ormai definita. Commissioni ispettive indagheranno sulle spese allegre degli ex consorzi di bonifica di Ragusa e Catania. Nel caso dell'ispezione Eblea, l'obiettivo è di valutare le ipotesi di responsabilità erariale riconducibile ad amministratori o dirigenti pro tempore dell'ex consorzio di bonifica 8 di Ragusa. Un decreto in proposito è stato firmato il 14 febbraio scorso dall'assessore regionale all'agricoltura Bandiera, che tra l'altro è dipendente di un consorzio di bonifica. Noi siamo chiamati al compito della vigilanza in materia di consorzi di bonifica e quindi abbiamo ritenuto da un lato a seguito di esposti, da un lato a seguito di approfondimenti che abbiamo ritenuto appunto necessari, nominare delle commissioni ispettive. In questo momento ne ho nominata una per il consorzio 8 di Ragusa e una per il consorzio 9 di Catania, commissioni che hanno il compito di verificare la legittimità o meno di alcune spese di anni passati. Chiaramente parliamo di consorzi che vivono una situazione di particolare indebitamento e quindi potrebbe esserci l'ipotesi che vi sia stato negli anni un danno erariale, quindi c'è eventualmente da accertarlo e da rintracciarne eventualmente le responsabilità, e quindi le commissioni che ho nominato hanno in maniera precisa questo compito.